Buongiorno a tutti, sono Wasi. Oggi parleremo di nuovo della storia del pipistrello, del grande amico pipistrello con il suo amico gufo Barbagiano. Ancora non ho deciso quale dei due userò come personaggio, però la storia di un'amicizia tra due esseri che sono completamente differenti, cioè un mammifero e un uccello notturno. È una storia che è stata ispirata nella pellicola di Walt Disney del 53 di Peter Pan, una storia che ha molti azzurri e ha scenografie della città di Londra, quindi ho fatto tutta una ricerca della città per trovare le migliori inquadrature, perché all'interno di questa città potesse esserci un parco grande dove c'è un albero maestoso dove vive il gufo o Barbagiano, mentre il pipistrello vive in un quarto piano di una palazzina tipica della città di Londra. Loro hanno in comune il fatto che sono dei grandi fan, sono amanti di due personaggi, due supereroi, che è Super Tuono e Super Tornado, Super Twister e Super Thunder. Proprio in quella sera lì c'è, diciamo, l'anteprima viene pubblicato, viene proiettato la pellicola dell'anno che è protagonista di questi due eroi, no? Il raggio e il tornado, il super raggio e il super tornado. Quindi loro decidono di andarla a vedere assieme. Noi vediamo la prima scena, la prima parte della scenografia, il pipistrello che vola fino alla casa del gufo Barbagiano per passarlo a prendere, per andare tutti e due assieme e volare nel centro della città di Londra, dove in un particolare cinema verrà proiettato questa pellicola che loro hanno tanto aspettato. E durante questo evento risulterà alcune scenette divertenti, ci sarà una seconda storia, eccetera, eccetera, che non sveliamo il finale, ovviamente, non facciamo spoiler. Perché la mia prima storia illustrata, ho disegnato parte dei disegni in un foglio trasparente in un acetato, copiando la tecnica del cartone animato classico e una parte di questi disegni li ho disegnati nella carta, ho fatto tutta la sequenza, la scenografia, perché volevo tenere più controllo nella fluidità dei movimenti dei personaggi abbinate alle scenografie che ho generato con l'AI in precedenza. È una storia che ti aiuta a sprofondare, a immergerti completamente nella fantasia e dare uno scorcio di come le città possono essere grandi, di come possono essere integrate con la natura. È una storia dolce perché abbiamo anche utilizzato una paletta dei colori azzurri, gialli ed è ricca di particolari. Io spero proprio che il bambino possa volare con la propria fantasia, bambino o bambina, e possa anche immergersi nel personaggio, che sia un pipistrello che ha una caratteristica di avere degli occhi grandi, quindi un pipistrello molto dolce, un personaggio dolce come il Barbagiano gufo. Sono due rappresentanti dell'amicizia più pura. Spero che vi piaccia questo lavoro, sicuramente nelle prime settimane di luglio sarà pubblicato. Vi mando un grandissimo abbraccio.